Ciao ragazzi, siete sul canale ND. Nella regione russa di Belgorod, le autorità locali stanno invitando i cittadini a evacuarsi da tutta una serie di centri abitati che si trovano in prossimità del confine con l'Ucraina. Qua, infatti, come sostiene tutta una serie di esperti militari russi, le divisioni ucraine nell'immediato potrebbero tentare un altro sfondamento analogo a quello nella regione di Kursk, dove nel frattempo nel centro abitato di Lgov, che si trova a circa una cinquantina di chilometri dal confine, sta iniziando l'evacuazione della popolazione civile. Infatti, è proprio verso il Golfo e Rilsk che, come sospettano alcuni analisti, le divisioni ucraine potrebbero tentare di continuare questa loro offensiva dopo essersi stabilizzati sulla zona di controllo che hanno occupato fino a questo momento. Allo stesso tempo, però, la situazione nel Donbass, in particolare nel distretto di Pokrovsk, rimane piuttosto preoccupante. Qua, infatti, come riporta Deep State, i russi sono entrati a Novogrodivka, un centro abitato che, come credevano molti, potesse diventare un ostacolo importante per questa avanzata dei russi, ma ahimè è caduta in appena pochi giorni. In questo video, ragazzi, citando alcuni esperti davvero autorevoli, in particolare Konstantin Moshavets e Tatarigami, che è un analista militare, nonché un ufficiale dell'esercito ucraino in pensione, cerchiamo di capire un po' più in dettaglio che cosa sta succedendo appunto nel settore di Pokrovsk, che è il settore più critico per l'esercito ucraino in questo momento, e cercheremo anche di capire per quanto tempo può ancora continuare questa avanzata dei russi. Ragazzi, mi raccomando, continuate a guardare questo video. Vi ringrazio in anticipo per i vostri like, per i vostri commenti e ringrazio anche chi sostiene il canale economicamente con il super like. Eh sì, come potete vedere su questa mappa dell'osservatorio indipendente Deep State, le divisioni russe qua nel settore operativo di Pokrovsk, conosciuto meglio come settore di Oceretine, negli ultimi giorni sono avanzate ulteriormente. In particolare sono stati occupati i centri abitati di Kalinove, Memrik, Mikhailivka, Nikolaevka e soprattutto Novogrodivka. Quest'ultimo centro abitato, come credevano molti analisti e molti osservatori, poteva diventare, diciamo così, uno dei primi ostacoli importanti per le divisioni russe sulla strada verso i centri abitati più grandi come Pokrovsk, Mirgorod e Selidove. E invece, ahimè, Novogrodivka è caduta molto velocemente, è caduta nell'arco di appena qualche giorno, e come riportano alcuni canali Telegram ucraini, come ad esempio Offizier, gli ucraini al momento si stanno trincerando, stanno allestendo le posizioni nel centro abitato di Selidove, dove nei sobborghi est starebbero già cominciando i primi scontri diretti con l'esercito russo. Come riportano diverse fonti, sia russe che ucraine, i vertici militari russi stanno davvero puntando tutto su questo settore qua, su questa direzione operativa di Pokrovsk, e stanno spostando in questo settore le risorse più importanti e soprattutto unità, soprattutto divisioni più efficaci da tutta la linea del fronte per rafforzare questa offensiva in questa zona. Evidentemente i generali di Putin si sono convinti di aver trovato finalmente una breccia, diciamo così, nelle difese ucraine, e adesso vogliono provare a puntare davvero tutto su questa zona, vogliono provare a sfruttare questa situazione appena
pieno senza badare alle spese. In questo momento, in questo settore, a seconda delle fonti, si troverebbero tra 50 e 120 mila soldati russi. Adesso però, ragazzi, come vi accennavo nell'introduzione, vorrei leggervi questa analisi di Tatarigami, questo famoso esperto militare, nonché ex ufficiale dell'esercito ucraino. Allora, ecco come descrive la situazione. Sta iniziando la difesa di Selidove. Eccolo qua, Selidove sulla mappa, questo centro abitato insieme a Novogrodivka che purtroppo è già caduta, dovrebbe diventare per gli ucraini un po' una roccaforte, uno dei primi ostacoli importanti sulla strada delle divisioni russe verso appunto Pokrovsk. Continua così. Le forze russe sono nelle vicinanze di Pokrovsk, un hub logistico chiave nel Donbass, e la minaccia di perderlo sta crescendo sempre di più. Visto che non a tutti è chiaro perché Pokrovsk è così importante rispetto a tanti altri centri abitati, ho deciso di chiarire qualche aspetto. Allora, qua parto un po' alla larga, parte da Avdiivka, perché chiaramente il tutto qua, diciamo, è iniziato da Avdiivka. Prima del febbraio del 2024, Avdiivka per gli ucraini era un punto di importanza vitale, svolgeva il ruolo di una fortezza e non solo proteggeva le principali vie logistiche nella regione, ma eventualmente avrebbe potuto essere utilizzata come un avamposto per la futura deoccupazione di Donetsk. La Russia aveva investito molto nella presa di Avdiivka fin dal 2022. Pokrovsk, invece, con una popolazione che prima della guerra ammontava a circa 60.000 abitanti, si trova più a ovest, circa una trentina di chilometri. Ed è diventato uno snodo logistico chiave che permette di approvvigionare il contingente lungo la linea del fronte da Vugledar, siamo circa 55 km a sud, fino a nord di Donetsk e anche oltre. Probabilmente qua intende Gorlivka, che si trova circa 45 km a nord-est. Attualmente nel Donbass i centri abitati che svolgono per gli ucraini un ruolo simile sono due, Kramatorsk e Pokrovsk. Qua poi fa vedere anche delle mappe in cui si vede che Pokrovsk è anche uno snodo ferroviario e stradale. Anche la strada che collega Pokrovsk e Konstantinovka a lungo è stata un obiettivo per i russi, probabilmente intende questa strada qua, anche di questa cosa qua ne avevamo già parlato diverse volte. L'interruzione di questa via di collegamento peggiorerebbe anche il riapprovvigionamento del contingente ucraino nel settore di Bakhmut e di Gorlivka. Ecco qua, c'è da dire che per il momento nel settore di Bakhmut Chasiv-Yar tiene. Questo è un altro centro abitato che già diversi mesi fa molti analisti davano per spacciato, invece per il momento tiene. Come vedrete più avanti, probabilmente tiene anche per il fatto che i russi stanno togliendo le forze da altre parti per concentrarsi appunto su Pokrovsk. Ma c'è anche un aspetto politico. Sapete, no, che molti dicono che Putin vuole raggiungere i confini amministrativi delle regioni di Donetsk e di Luhansk. Ecco invece cosa ne pensa questo analista. Pokrovsk si trova a 20 km dal confine con la regione di Dnipro e visto che Putin ha appena provato a rientrare nella regione di Kharkiv, non sembra plausibile che si fermi sul confine amministrativo della regione di Donetsk. A partire da luglio, l'avanzata dei russi in alcuni punti è diventata più veloce, permettendogli di bypassare alcune linee difensive degli ucraini in quest'area. Qua, per far vedere queste linee difensive, riporta questo schema di Blackbird Group.
qua appunto potete vedere queste linee difensive ucraine e potete vedere anche che alcune, ahimè, ormai sono nella zona di controllo dei russi. Ma ecco che finalmente prova a spiegare un po' il motivo di quello che sta succedendo, il motivo di questa crisi. Le preoccupazioni riguardo la qualità delle fortificazioni ucraine non sono del tutto infondate. Bisogna però dire che il problema principale rimane la carenza del personale. Anche di questa cosa qua, ragazzi, ne abbiamo parlato diverse volte. Purtroppo, la superiorità numerica dei russi è schiacciante e, come ho detto diverse volte anch'io, senza un vantaggio tecnologico, un paese più piccolo non può vincere contro un paese più grande. Serve un vantaggio tecnologico e servono soluzioni asimmetriche, come ad esempio l'operazione di Kursk e di Belgorod che stiamo vedendo in questi giorni. Servono queste cose qua per contrastare un nemico più grande, un nemico più forte. Detto questo, chiudo la parentesi e andiamo avanti. A prescindere però dalla qualità delle linee delle fortificazioni, cioè anche se le linee di fortificazioni fossero perfette, se sono riempite dal personale solo al 10-20%, molto probabilmente saranno perse lo stesso. Poi, di solito sia i russi che gli ucraini spostano le risorse da settori più tranquilli verso settori più critici. Qua invece lo spostamento delle unità verso Kharkiv, Sumy e Kursk ha ridotto le forze disponibili per la stabilizzazione della situazione. Significa che la caduta di Pokrovsk è imminente? No. Però questo sta diventando sempre più probabile, nonostante gli sforzi degli ucraini a Kursk, per il momento i vertici militari russi esitano a togliere risorse significative da Pokrovsk. E infatti quello a cui stiamo assistendo adesso è un bel gioco dei nervi. Vincerà probabilmente chi avrà, a conti fatti, i nervi più saldi. I russi non vogliono mollare Pokrovsk a discapito di Kursk, dove invece gli ucraini continuano ad avanzare e dove il regime di Putin sta perdendo i territori della Federazione Russa internazionalmente riconosciuti, mentre gli ucraini sembra che a discapito di Pokrovsk stanno avanzando in profondità del territorio russo e staremo a vedere chi cederà per primo. E qua, a proposito di questo, a proposito di chi cederà per primo, vorrei citarvi il commento di un altro analista militare, di Konstantin Moshavets, un altro esperto militare molto famoso, che tra l'altro non è la prima volta che citiamo. È evidente un rallentamento dell'avanzata del nemico nella linea tra Vozdvizhenka e Krasnyar. Allora, qua siamo sempre in questo settore di Pokrovsk, solo che siamo sull'estremità nord di questa rientranza. Negli ultimi 4-5 giorni, infatti, hanno avuto progressi significativi solo nella zona di Novogrodivka e a sud da Krasnyar. È evidente che hanno spostato gli sforzi principali nella parte sud di questa linea offensiva e qui tra poco si troveranno Selidove, Ukrainsky, Kurakhovo e Gornjak. A quanto pare, ultimamente il comando del raggruppamento Center, e in particolare della sua seconda armata, chissà per quale motivo non ha più abbastanza risorse e mezzi per attaccare con la stessa intensità ovunque lungo tutta la linea dell'attacco.
Cioè, quello che sostiene Moscevici è che i russi non hanno più abbastanza forza, abbastanza risorse per portare avanti questa avanzata nel settore di Pokrovsk in maniera omogenea e devono concentrarsi in modo alternato su determinati punti in questa sacca uno alla volta. In particolare adesso si stanno concentrando nel punto di Novogrodivka e di Selidove e non hanno più le forze per rafforzare, diciamo, questa rientranza lateralmente, cosa che invece andrebbe fatta contemporaneamente con l'avanzata frontale per non rendere troppo vulnerabili le proprie vie di comunicazione, le proprie vie logistiche all'interno di questa zona di sfondamento. Insomma, riassumendo, Moscevici vede in questa situazione i primi segni della lacerazione, diciamo, di questo contingente che i russi hanno concentrato a Pokrovsk, e il problema per loro potrebbe essere il seguente: mentre gli ucraini si stanno ritirando e anche se stanno perdendo i territori, riescono però a preservare i loro soldati e i loro mezzi, loro stanno sprecando, stanno logorando questo contingente composto anche tra l'altro dalle unità più efficaci, li stanno consumando come se non ci fosse un domani, mentre la battaglia principale deve ancora arrivare, perché la battaglia principale qua chiaramente sarà la presa dei centri abitati di Pokrovsk e di Mirgorod. E vista la situazione, per i vertici militari russi sorge una bella domanda, ovvero in che condizioni arriverà questo loro, contingente a questa battaglia principale, visto che sta dando i primi segni di cedimento già adesso, per non parlare del fatto che nel frattempo gli ucraini continuano a avanzare in profondità del territorio russo nella regione di Kursk e nella regione di Belgorod. Staremo a vedere. Ad ogni modo, anche per gli ucraini, ahimè, la situazione è critica e preoccupante. Ragazzi, detto questo, spero abbiate apprezzato questa analisi di Tatarigami, spero anche che non mi denunci per copyright. Mi sembrava abbastanza lucida, abbastanza sobria, un'analisi di tutto rispetto, anche se ci sono tante cose che non ci fanno piacere. Sapete che nonostante qualcuno mi accusi di fare della propaganda, invece io cerco sempre di darvi un punto di vista, un'opinione più oggettiva possibile, anche se, come sapete, non ho mai nascosto da che parte sto. Ragazzi, detto questo, mi raccomando, scrivete nei commenti che cosa ne pensate, iscrivetevi al canale per cortesia se non siete ancora iscritti, è importantissimo. Ringrazio anche chi sostiene il canale economicamente con il super like, e ringrazio anche chiunque abbia guardato questo video e magari l'ha condiviso sui propri social. Ciao!